L'avete vista la faccia della Boldrini? Beh, Boldrini, Boldrini per così dire, Boldrini è plurale. Lei è una donna, una, quindi la Boldrina. La Boldrina? L'avete vista la faccia della Boldrina? E come la chiameremo la Boldrina? Presidentessa della Camera dei Deputati e delle Deputate, perché solo dei deputati? Presidentessa della Camera dei Deputati e delle Deputate, le maschi e femmine. E ancora, ma perché chiamarla presidentessa? Presidente? No, presidenta, presidenta della Camera dei Deputati e delle Deputate. Dunque, nella sua visione, è cosa buona e giusta che il ministro si chiami, se è donna, ministra. E certo, è una donna, si chiama ministra, come lei si chiama presidente Boldrina. E che il sindaco, se è una donna, si chiami sindaca. Ca, sindaca. Quanto durerà la Boldrina, presidenta della Camera dei Deputati e delle Deputate? È poco ancora, sarà triste un giorno non vederla più lì. Ma sarà rieletta? Ma ci auguriamo di sì, così potremo vederla e compiacerci del suo essere la presidenta della Camera dei Deputati e delle Deputate. Ma il presidente maschio, Giorgio Napolitano, emerito, l'altro giorno stava in Parlamento, dialogava con la Boldrina, presidenta della Camera dei Deputati e delle Deputate, e ha detto: grazie al ministro Valeria Fedeli, nuovo ministro dell'istruzione, penso che Valeria Fedeli non si dorrà se io insisto in una licenza che mi sono preso da molto tempo, quella di reagire alla trasformazione di dignitosi vocaboli della lingua italiana nell'orribile appellativo di ministra o dell'abominevole appellativo di sindaca. Dunque il Presidente della Repubblica, emerito, un uomo illustre, colto, definisce ministra orribile appellativo e sindaca abominevole appellativo. E la Boldrini? E la Boldrini dice che è la sua opinione. E beh, è vero, è la sua opinione. È vero. Cara Presidenta Boldrini, Boldrina, della Camera dei Deputati e delle Deputate, sia precisa, ci dica chi è lei. Lei è la grammatica? Lei stabilisce che non è giusto chiamare ministro una ministra e sindaco una sindaca? E lei perché si chiama presidente? Perché presidente è un termine neutro, giusto? E perché non presidentessa? Perché non si chiama presidentessa? Ora, Napolitano ha detto una cosa semplice: che i ruoli prescindono dai sessi, non si applicano ai sessi. Il ministro e il sindaco sono persone che, essendo però di genere femminile, non diventa persona. Persona rimane persona. Una persona può anche essere un uomo, ma tu sei una zucca vuota, una capra, non un capro, per fortuna. Perché la capra non è un capro?